Palazzo Ghisi e Lodi torna ad aprirsi all'arte. Dopo 2 anni di pandemia, i responsabili di Centro Padana, l'istituto di credito che ha trasformato lo storico palazzo di Corso Roma nella propria sede centrale, hanno dato ospitalità ad una delle rassegne più caratteristiche degli ultimi anni. Si prega di toccare l'invito rivolto ai visitatori della mostra tattile voluta dalla sezione lodigiana dell'Associazione Ciechi e Ipovedenti per richiamare l'attenzione del pubblico sulle proprie problematiche. Anche questa volta ci sono riusciti coinvolgendo una trentina di artisti locali invitati a realizzare opere apprezzabili anche da ciechi e ipovedenti esposte con l'apporto degli studenti del Piazza. Come hanno spiegato i due curatori, Mario Quadraroli e Mario Diegoli, dipinti, sculture e composizioni artistiche si possono vedere anche toccando queste opere. Alcune sono accompagnate da scritte in Braille, la lingua dei non vedenti, mentre altre non ne hanno alcun bisogno. Ospite di spicco, Felice Tagliaferri, scultore non vedente in grado di ricavare dal marmo opere di assoluto valore artistico. Le ha illustrate al pubblico lodigiano parlando della propria esperienza personale. La mostra, allestita nel cortile interno della Centro Padana, si potrà visitare fino a domenica 1° maggio.